Alleluia, shalom e benedizioni abbondanti su tutti voi. Che Dio vi benedica grandemente. Sapete, Dio mi ha dato grazia e onore di poter condividere la sua parola molte volte, ma mai come questa sera io sento vibrare l'unzione di Dio dentro di me. E da quando è iniziato questo culto ero lì in adorazione. E il Signore mi ha preso nello spirito e mi ha mostrato in visione. Mi faceva vedere degli angeli, mai visti prima nella mia vita. E alcuni erano alti, con delle ali ed ogni specie di colore che brillava in queste ali. E poi mi faceva vedere un angelo con un viso da leone, con una spada di fuoco nelle mani, che puntava la sua spada sulla fronte di un demone che era travestito da donna. E io credo fermamente che questa sera Dio sicuramente metterà un nuovo concime spirituale nelle nostre viscere. Lo credo fermamente perché Dio è il veritiero in assoluto. Amen. Siamo entrati in un nuovo mese. E sapete, per quanto riguarda il calendario ebraico, siamo nel mese di Tishri, un mese che ha tante ricorrenze bibliche, è un mese dove iniziano nuovi tempi, nuove stagioni e nuovi propositi. E spesse volte noi tendenzialmente ci focalizziamo, e deve essere così, su quello che è il nuovo tempo, una nuova stagione, un nuovo proposito, ma ci dimentichiamo che se non lasciamo il vecchio, se non andiamo a demolire quello che ci impedisce di penetrare in quello che Dio ha stabilito davanti a noi, mai entreremo come Dio vuole. E questa sera il titolo del messaggio che Dio mi ha dato, un po' per la locandina che ha girato, che penso molti conoscono, è Oltre le delusioni. Un messaggio che Dio mi dà mentre ero a casa con mia moglie e con mio figlio, Dio dal cielo. E ho condiviso su Facebook questa frase: non focalizzarti su niente. L'uomo delude, Dio mai. Sai, tuo padre ti può deludere, tua madre ti può deludere, i tuoi parenti ti possono deludere, tuo fratello, non solo spirituale, ma proprio di sangue, ti può deludere, tua sorella, il tuo datore di lavoro, l'operaio che lavora con te, le persone alla quale tu tieni più caro, possono venire meno, ma lui, l'io sono, Yahweh, Adonai, El Rafa, El Shaddai, Geova Jireh, l'Alfa e l'Omega, l'antico dei giorni, mai verrà meno. Dichiara la persona al tuo fianco: Dio non verrà mai meno, Dio non ti deluderà mai. E sapete, c'è questo evento biblico. Arriva una parola di maledizione di Isabel sulla vita di Elia, lui scappa in un deserto. Arriva alla montagna di Dio. E accadono tre episodi soprannaturali. Arriva un vento forte, fortissimo, dice la Bibbia, ma Dio non era nel vento. E poi un grande terremoto che spacca le rocce. Dio non era in quel terremoto. E poi un soave, dolce suono, dice la Bibbia. Arriva a sussurrare al cuore del profeta e gli dice: Elia, che ci fai qui? Ed Elia apre il suo cuore deluso e inizia a dire: Dio mio, Dio di Israele e Dio di mio padre, sono stato mosso da una grande gelosia per il paese. Ti prego, lasciami morire qui,
perché io non sono degno neanche di parlare dei miei padri. Sono rimasto io solo come profeta in Israele. E quante volte noi abbiamo questa attitudine? Combattiamo cause che non sono nostre. Combattiamo battaglie che sono di altre persone, ma noi vogliamo battagliare per vedere la gloria di Dio, ma quelle persone non capiscono niente e ci rimangono soli. Elia era stato mosso da una gelosia perché il popolo di Israele, di Gerusalemme, ormai era deviato, era privo della gloria di Dio, e tutte quelle persone lo abbandonarono nel momento del bisogno. Ma Dio disse a Elia: 7.000 non hanno piegato le ginocchia a Baal. Dio non delude, Dio non viene meno, Dio è un Dio di aspettative. E questa sera io voglio parlarti di due donne. Sapete, ci sono donne nella Bibbia che sono come delle montagne. C'è Esther, che con la sua attitudine, con la sua spiritualità, con il suo cuore, secondo il cuore di Dio, ha ribaltato le condizioni di un popolo. C'è Abigail, che quando vedeva Re Davide si prostrava davanti a lui. C'è Deborah, profeta e giudice di Israele, che ha trionfato per quel popolo. C'è Jael, che attraverso una strategia che lo Spirito dell'Eterno gli dà inizia a conficcare il piuolo nella mente di Sisera e abbatte il nemico, abbatte il gigante. C'è Sefora, che nonostante Mosè era un uomo che parlava con Dio faccia a faccia, quella donna guidata da Dio gli dà un consiglio e una nuova saggezza scende sulla vita di Mosè. C'è Anna, la moglie di Simeone, che giorno e notte era lì al Tempio di Gerusalemme, digiunava, pregava e aspettava costantemente la gloria di Dio. Ma questa sera voglio parlarti di Naomi e di Ruth. Aprite con me il libro di Ruth, capitolo numero 1, leggeremo tutto il capitolo. Ora, al tempo in cui governavano i giudici, ci fu nel paese una carestia, e un uomo di Betlemme di Giuda andò ad abitare nel paese di Moab con la moglie e i suoi due figli. Il nome dell'uomo era Elimelech, il nome di sua moglie era Naomi, e il nome dei suoi due figli erano Malon e Chilion, e fratei di Betlemme di Giuda. Essi andarono nel paese di Moab e vi si stabilirono. Poi Elimelech, marito di Naomi, morì, ed essa rimase con i suoi due figli. Essi sposarono delle donne moabite, di cui una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e là dimorarono circa 10 anni. Poi anche Malon e Chilion morirono entrambi, e così la donna rimase priva dei suoi due figli e del marito. Allora si levò con le sue nuore per tornare dal paese di Moab, perché nel paese di Moab aveva sentito dire che l'Eterno aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. E la partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove si trovava, ed esse si misero in cammino per tornare nel paese di Giuda. Ma Naomi disse alle sue due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di sua madre, e l'Eterno sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. L'Eterno dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa del proprio marito. Poi ella le baciò, ed esse piansero ad alta voce, e le dissero: no, noi torneremo con te al tuo popolo. Ma Naomi rispose: tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho forse ancora dei figli in grembo che possono diventare vostri mariti? Tornate indietro, vi prego, figlie mie, andate, perché sono troppo vecchia per rimaritarmi. E anche se dicessi ho ancora speranza, anche se andassi a marito stasera e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Vi asterreste voi per questo dal maritarvi? No, figlie mie, perché la mia condizione è più amara della vostra, poiché la mano dell'Eterno si è stesa contro di me.
Allora esse alzarono la voce, piansero di nuovo, poi Orpa baciò la suocera, ma Ruth rimase stretta a lei. Allora Noemi disse a Ruth: ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dei, ricordate questo, ai suoi dei. Torna indietro, anche tu, come tua cognata. Ma Ruth rispose: Naomi, ti prego, non insistere con me, perché ti abbandoni e lasci di seguirti. Perché dove andrai tu, andrò anch'io. E dove starei tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anche io. E là sarò sepolta, così mi faccia l'Eterno ancora peggio. Se l'altra casa, se l'altra cosa, la morte mi separerà da te. Quando Naomi si rese conto che Ruth era decisa a seguirla, smise di parlare con lei. Fin qui questo primo punto. Che tragedia in questo capitolo. Che delusione, che amarezza, che tristezza, un lutto. Inizia la storia con una carestia. Loro si spostano da Gerusalemme, da Betlemme, per andare a Moab. E accade un primo dramma nella vita di Naomi. Muore suo marito. Ma lei continua ad andare avanti e sui dei figli arriva una gioia. Malcon e Chilion trovano due donne moabite, una di nome Ruth, un'altra di nome Orpa, e si sposano. Arriva una gioia per questa donna. Ma cosa dice la Bibbia? Abitarono lì per circa 10 anni. E poi dopo questa frase iniziano a morire anche loro. Altro dettaglio, non ebbero figli. Ma continuarono. Ad un certo punto Naomi disse: non ho più niente da darvi. Vi prego, tornate alla vostra gente, tornate al vostro popolo. Ormai il cuore di Naomi era così deluso, era così amareggiato, era così contristato che non aveva più niente da offrire a queste due nuore. Un marito morto, dei figli morti, non aveva neanche i nipoti. E sapete, loro iniziarono a piangere perché c'è un dramma tremendo. E troviamo qui il primo dettaglio della rivelazione della parola. Orpa bacia Naomi e torna alla sua gente e torna ai suoi dei. Quando nel nostro cuore regna la delusione e noi non andiamo oltre, cade su di noi lo spirito della depressione. E lo spirito della depressione ti porta all'apatia, non ti fa vedere oltre, ti fa vedere indietro. Lei non solo tornò alla sua gente, ma tornò ai suoi dei, tornò all'idolatria. Sapete Orpa quale figura è? È la figura di quelle persone che sono in chiesa e non vanno oltre se il fratello magari non ci ha pensato e non saluta, se la sorella magari non ha guardato una cosa e torna indietro. Ah, il pastore mi delude, il ministero ti delude, i ministri ti deludono, ma Dio non ti deluderà mai. Guardate la differenza della proclamazione, perché quando noi non viviamo nello spirito, sai, nel nostro cammino ci saranno delusioni. Io voglio darti qualcosa che possa fortificare il tuo cuore. Il cammino con Cristo non è un cammino di rose e fiori, è un cammino fatto di tempeste, di battaglie, di prove, difficoltà, valli, processi, abnegazione. È un cammino fatto di spine e di triboli. Orpa era delusa, era morto suo suocero, era morto suo marito, ma lei piangeva ad alta voce. Sai, tu puoi venire in chiesa, puoi piangere perché il tuo cuore è deluso, ma avere una mente completamente fuori in quel mondo. Orpa bacia sua nuora, ma tornò ai suoi dei. E quando noi non andiamo oltre la delusione, perdiamo anche la forza della proclamazione. Guardate la differenza tra Ruth e Orpa. Che cosa dirà Naomi? Nonostante viveva nel lutto, nonostante viveva nella delusione, lei udì che l'Eterno stava provvedendo del pane a Betlemme. Perché quando siamo in un processo, quando siamo delusi, quando siamo tristi, quando siamo soli, quando siamo senza speranza, abbiamo bisogno del pane della vita che discende per darci forza e proseguire il cammino che Dio ha posto davanti a noi. Lei aveva udito,
perché quando anche nella delusione tu rimani nell'intimità, c'è rivelazione. Orpa va via e ritorna ai suoi dèi. E quante persone si credono che la Chiesa è perfetta, ma la Chiesa perfetta noi la troveremo in cielo. Lei si credeva che era tutto perfetto, Elimelech era un uomo ricco, i suoi figli erano benestanti, ma ci fu questo dramma. Orpa è la figura di quella persona che seppellisce i sogni. E quante persone ci sono in questo luogo questa sera, hanno seppellito i propri sogni per delle delusioni che sono accadute e sono tornate indietro. Quando si torna indietro, automaticamente si torna in vie malvagie. La Bibbia dice che chiunque mette mano all'aratro non deve voltarsi indietro. Dio ebbe compassione di un'intercessione di un uomo lì per Sodoma e Gomorra, ma disse alla moglie di Lot: non voltarti indietro. Chiesa, non voltarti indietro questa sera. Non essere come Orpa. Non tornare ai tuoi dèi, non tornare al tuo popolo, ma continua a restare nel mezzo del popolo di Dio. Ruth aveva lo stesso problema, aveva la stessa delusione, aveva lo stesso lutto, ma ebbe una proclamazione. La Bibbia dice che la parola crea. Lei insisteva dicendo: ti prego, lasciami andare, vai via, trovati un altro marito, non ho più niente da darti. Ma le disse: non insistere con me, Naomi. Dove tu andrai, io verrò con te. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Lei era una moabita, aveva degli dèi, ma decise il Dio di Israele. Il tuo popolo sarà il mio popolo e la tua gente sarà la mia gente. Ruth è la figura delle persone che avanzano senza guardare indietro, senza guardare a sinistra, senza guardare a destra, che vanno oltre la delusione, vanno oltre la battaglia, vanno oltre la tempesta. Più avanti cosa troviamo scritto? Dove stava spigolando Ruth? Stava spigolando il campo. Io ti voglio dire questa sera: vai oltre, continua a spigolare nel campo di Dio, perché quando meno te l'aspetti, Dio all'improvviso. Chi si affacciò su quella terrazza? Il re Boaz. Che cosa dichiarò Ruth? Il tuo popolo sarà il mio popolo. Lui era un parente di Elimelech. Lei si creò la benedizione. Lei si creò l'eredità. Tante volte noi abbiamo un termine. Dio è il meglio per noi. Quanti lo hanno dichiarato? Dio è il meglio per me. Ma ce l'ha davanti a te. Mentre lei stava spigolando il campo, Boaz la osservò. E sai una cosa? Quando tu vai oltre le contese, quando tu vai oltre la religione, quando tu vai oltre le emozioni, quando vai oltre la sofferenza, quando vai oltre la delusione, il re ti guarda. Il re vide Boaz e le ebbe il favore del re. Vi ricordate, nel primo marito non aveva avuto neanche figli, ma Dio è sempre pronto a scrivere nuove storie. Si sposa con Boaz e diede alla luce un bambino di nome Obed. Sapete chi è? Nonno di re Davide. Dio ha nuovi inizi per te, per la tua casa, per la tua famiglia, per la tua vita, perché il re ti sta osservando. Ma vai avanti questa sera. Vai oltre la delusione, vai oltre l'amarezza, vai oltre la spossatezza. Alleluia. Aprite con me il libro delle cronache. Primo libro delle cronache, capitolo 4, versetto 9 e 10. Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre l'aveva chiamato Jabez perché diceva: l'ho partorito con dolore. Ma Jabez invocò l'Iddio di Israele dicendo:
o se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini, e la tua mano fosse con me e mi preservarsi dal male, sì che io non abbia a soffrire. E Dio gli concesse ciò che aveva chiesto. Una proclamazione c'era sulla vita di Abetz. C'era una proclamazione, dolore. Ma lui fu più onorato di tutti i suoi fratelli e di tutta la sua gente. Sapete perché? Perché Dio onora quelli che lo onorano. Lui viveva nel dolore. E ci sono uomini, donne, giovani che vivono nel dolore. Ci sono persone che hanno proclamato distruzione sul tuo ministero, hanno proclamato distruzione sul tuo matrimonio, hanno proclamato dolore sulla tua gravidanza, hanno proclamato rottura sul tuo fidanzamento, hanno proclamato rottura sul tuo avvenire. Ma Jabez invocò il Signore. Sai, anche quando ci sono venti contrari, venti orientali, come dice la Bibbia, l'uomo o la donna di preghiera invoca il Signore. Nonostante c'è la delusione, lui chiede il rinnovamento dello spirito. E questa sera ci sono persone che da Moab si devono spostare a Betlemme. Jabez invoca il Signore e disse: ti prego, Signore, allarga i miei confini, allarga la mia tenda. Sapete, quando Dio scese e chiamò Abramo e disse: esci fuori dalla tua tenda, sapete in quale momento lo disse? Quando Lot deluse la vita di Abramo. Ma non solo, Dio aveva promesso ad Abramo un'eredità, un figlio, ma gli anni avanzavano, la promessa tardava ed era quasi impossibile per Sara concepire un figlio, un'eredità, un erede, una promessa. Abramo si era rassegnato, era deluso, ma Dio disse: esci fuori da questa tenda, Abramo. E questa sera esci fuori dalla tenda, alza gli occhi al cielo, guarda le stelle, guarda la benedizione che Dio ha preparato per te, guarda l'eredità che Dio ha preparato per te, vai oltre il dolore, vai oltre la delusione, perché il meglio è davanti a te, allarga i confini. Sposta le tende da Moab e porta le tue tende a Betlemme, casa del pane, casa di Dio. Che la masson taramaia, shanamaia rassurira rarama. Dio ha una nuova storia per te. Dio ha una nuova storia per il tuo cuore deluso e distrutto. La Bibbia dice nel libro del profeta Ezechiele: io soffierò un cuore nuovo, cambierò il vostro cuore di pietra. Quando diventa un cuore di pietra? Quando tu non ti fidi più delle persone. E ci sono persone che in automatico poi non si fidano più di Dio, perché il cuore diventa una roccia e si chiudono, diventano apatiche. Sai chi diventa apatico? Una persona che non ha passione, non è innamorato. Ma quando noi abbiamo zelo per la casa di Dio, quando noi abbiamo passione per il regno, Dio scrive nuovi capitoli di storia. Dio disse a Abramo: esci fuori, esci dalla tua tenda, alza gli occhi al cielo, guarda le stelle, tu le puoi contare, perché tale sarà la mia benedizione per te. E guarda la sabbia del mare, tale sarà la mia eredità, la generazione che ho preparato per te e la tua casa. E cosa fece Sara quando Dio promise questo ad Abramo? Si fece una risata. Il suo cuore era deluso, non andava oltre la delusione. Ma Abramo iniziò a credere questo e la Bibbia dice che gli fu messo in conto di giustizia. Nonostante sei deluso o delusa, ma stai andando avanti, ti stai prodigando per il Signore, Dio ti mette ogni cosa in conto di giustizia, perché Dio non delude, Dio non viene meno, Dio non viene meno a quello che ha promesso. L'uomo delude, Dio mai. Vangelo di Giovanni, capitolo numero 8, leggeremo dal versetto numero 1 al versetto 6.
E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio. E tutto il popolo venne da lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Ora nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu che ne dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova e per aver di che accusare. Ma Gesù, chinatosi, scriveva col dito in terra. Sappiamo a memoria questa storia e di quella frase che Gesù dirà: chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Ma il fascino della parola di Dio è che ci sono delle profondità, e quando noi abbiamo intimità, Dio rivela. Perché lo spirito di rivelazione, di sapienza, come dice il libro degli Ebrei, soffia su quelli che desiderano ispirazione soprannaturale. Arrivano questi qua. La prima domanda che mi sono fatto quando ho letto il verso, che non avevo mai fatto: prendono la donna che era in adulterio, ma l'uomo no? E questa donna doveva morire per la legge. Ci sono due aspetti profetici. Dove stava scrivendo Gesù? A terra? Ma il testo ebraico originale disse che Gesù stava scrivendo su delle pietre. In altri termini, Gesù stava dicendo: voi dite di osservare la legge? Se voi veramente osservate la legge, sapreste bene che sono io colui che l'ha scritta sul monte. L'altro aspetto: né il testo ebraico, né la Diodati, né la Luzzi, né la MacArthur, né la Thompson, nessuna Bibbia dice cosa Gesù stava scrivendo a terra. Ma io credo che Gesù stava scrivendo qualcosa. Sai che cosa? Una nuova storia per quella donna. Stava scrivendo un nuovo capitolo per quella donna, perché Gesù disse: vai e non peccare più. Vai e non peccare più. Dio scrive nuove storie per te questa sera. Con il suo dito cancella tutto quella che è stata la delusione. Pensate alla delusione che quella donna aveva portato nel paese, nella nazione, a suo marito, ai suoi figli, alla sua casa. Ma quando arriva Gesù, nel mezzo della delusione, ti fa andare oltre, perché viene a riscattare. Egli viene a portare via la negatività e proclama positività. E molti devono ritornare a decretare il bene dell'Eterno, il favore dell'Eterno, la grazia dell'Eterno, la positività che Dio ha stabilito in ogni vita. Che cosa disse Paolo a Timoteo? Da persecutore a perseguitato. Mentre si trovava dove? Nel carcere, incatenato, che veniva lapidato, che veniva frustrato. Timoteo, figlio mio nella fede, tutti mi hanno abbandonato, tutti mi hanno deluso, anche Dema mi ha lasciato. Ma dove partoriva discepoli e chiese? Nelle catene. Lui andava oltre la delusione. Nonostante si trovava nelle catene, egli liberava popoli. Liberava case, liberava figli e ammaestrava i discepoli. Ecco perché lui negli Ebrei dirà, avendo uno sguardo fisso su Gesù, autore e compitore. Paolo era uno che non si focalizzava su quello che accadeva. La Chiesa verrà meno. Tutti verranno meno. Tutti vennero meno quando Gesù fu arrestato, rimase solo. Ma c'è una buona notizia, una buona parola. Anche se ti trovi in catene di delusione, anche se ti trovi legato e incatenato da circostanze, da condizioni avverse, Dio rilascerà sempre soluzioni divine. Dio rilascerà sempre soluzioni divine. Re Davide in uno dei suoi salmi dirà: Dio mio, tutti mi hanno abbandonato. Di generazione in generazione, di età in età, ho visto molti cadere, ma l'Eterno è stato il braccio, la mia rocca forte. E anche lui in un tempo della sua vita cadde nel peccato di omicidio, cadde in peccato di adulterio. Il suo cuore era deluso, ma aveva principalmente deluso il cuore di Dio.
Ma quando un uomo ha un cuore contrito e riconosce, ci sarà sempre un cielo aperto sulla nostra vita. Alziamoci all'impiedi. Chiudiamo i nostri occhi.